180 minuti dividono una delle due squadre dalla finale regionale. Oggi si gioca il primo atto qui alla Ciccino Micale. Il verdetto definitivo sarà emerso dal Falcone Borsellino di Paternò. Amici all'ascolto, buon pomeriggio e benvenuti alla Micale, dove tra qualche istante, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia regionale, prenderà il via la semifinale che mette di fronte Città di Sant'Agata e Paternò. Andiamo a vedere subito quelli che sono gli schieramenti in campo. Sant'Agata con Scurria, Russo, Bontempo, Privitera, Scaffidi, Zingales, Lupo, Calafiore, Cicirello, Mincica e Sgro. Quindi mister Bellinvia ripresenta lo stesso 11 che è uscito vittorioso dalla Consales di Rosolini. Andiamo a vedere il Paternò di mister Orazio Pidatella con Caruso, Lavenia, Balsamo, Ciarciacca, Capozucchi, Capuano, Castagna, Viglianisi, Miraglia, Marletta e Guarnera. La gara sarà diretta dal signor Gianluca Livigni della sezione di Palermo, gli assistenti Renato Celestino e Giovanni Battista Citarda. La prima incursione degli Etnei con il giocatore Miraglia. C'è lo scarico dietro, parte il cross basso, Russo viene anticipato da Viglianisi. Ancora Viglianisi, costretto a uscire dall'area di rigore, parte la cross, c'è la deviazione subito, Paternò pericolosissimo con Lavenia. Parte la battuta di Ciarcia, attenzione il colpo di testa, c'è il gol del Paternò con Marletta, e Paternò che va in vantaggio, riesce a girarsi. C'è lo scarico sul Lupo, pallone dentro di Lupo, Bontempo non azzarda la conclusione al volo, poi va Calafiore, l'esterno di Calafiore diventa un assist per Mincica, attenzione Mincica, il cross deviato, sarà calcio d'angolo. Angolo battuto, c'è un giocatore del pallone su diventato, attenzione, Privitera messo a terra in area di rigore. Episodio della Moviola. Paternò in attacco, attenzione, e c'è calcio di rigore. C'è stato il fallo di Zingales sul numero 7 Castagna e calcio di rigore Paternò. Tutto è pronto per la battuta. Viglianisi contro Scurria. La rincorsa di Viglianisi, il tiro e la parata di Scurria. La parata di Scurria che tiene in partita il Sant'Agata. Palla per Isgro che riesce a prolungarla di testa. Non c'è nessuno alle sue spalle, quindi può ripartire il Paternò. Non c'è fallo in questa circostanza. Cicirello lancia a cercare Mincica, non c'è fuorigioco. Mincica in area di rigore, ancora Mincica. Pallone per Isgro e incredibilmente Isgro mette fuori. Parte il cross, pallone allontanato, lo recupera Lupo che poi lo ricaccia dentro per Cicirello, non c'è fuorigioco, Cicirello e il pareggio del Sant'Agata con Giorgio Cicirello che su assist di Lupo mette giù il pallone e poi batte Caruso 1-1. Calafiore, pallone dentro a cercare Zingales, parte il cross di Zingales per Cicirello, la forbice di Cicirello e la respinta con i pugni del portiere Caruso, Sant'Agata vicino al raddoppio. Viglianisi, tunnel di Viglianisi, Russo riesce a servire Isgro, attenzione a Isgro, parte il cross di Isgro, Mincica, la girata, attraversa! Ancora Cicirello, la battuta di Cicirello, palla fuori, palla per Mincica, va subito Zingales in sovrapposizione, lo vede Mincica, Zingales potrebbe metterla dentro, parte il cross, Cicirello di testa e grandissimo intervento di Caruso, poi Mincica al volo, palla fuori di poco. Calafiore, ancora Calafiore, va a cercare Cicirello, non c'è fuorigioco, attenzione Cicirello in area di rigore, ancora Giorgio Cicirello, la battuta la tiene Caruso. Va a Miraglia, pallone sul secondo palo, il colpo di testa, palla sul fondo. Pallone per Isgro, dentro a cercare Cicirello, la battuta centrale,
in due tempi. Caruso fa suo il pallone. Scaffini. Rivitera, parte la cross per Cicinello, il colpo di testa e la palo e poi Lupo. Sant'Agata anche sfortunato. Parte Mincica, la battuta, palla fuori di pochissimo. Lupo. Isgro. Pallone basso di Isgro, la battuta di Mincica. Centrale. Para Caruso. Ancora Mincica. Invita all'azione Scaffini. Si è allargato Isgro. Parte il cross, attenzione! E arriva il gol di Mincica! Cross di Sgro e gol di Mincica! Sant'Agata 2, Paterno 1. Zingales. Porta palla a Zingales e ci prova lui! E palla che finisce fuori di non molto. Pallone messo fuori, Calafiore. Può distendersi il Sant'Agata con questo lancio per Mincica. Attenzione Mincica, in area di rigore, la battuta di Mincica e la parata del portiere. Privitera recupera, parte la cross per Zingales, ancora Zingales, si allarga, la conclusione e il gol, ma c'è fuorigioco, c'è fuorigioco, fuorigioco di Matera. Tanto il lancio ancora per Zingales, Isgro è dentro, Zingales, parte la cross, Isgro, incredibile parata del portiere, incredibile parata del portiere, Sant'Agata vicinissima al 3-1. Si è giocato poco nel corso del recupero, seguiamo questa azione del Paternò con questa conclusione che viene portata dal nuovo entrato Urso e in questo momento il direttore di gara dice che può bastare così, cala il sipario al Ciccino Micale, Sant'Agata batte Paternò 2-1.